Ora passiamo al calciomercato, quello di eccellenza, con delle notizie che riguardano ovviamente il maggior campionato regionale che ripartirà domenica 11 aprile, almeno questo è stato fissato in calendario. Si è registrata anche la rinuncia dello Stuni, vedremo come sarà rimodulato eventualmente il calendario, ma parliamo di mercato, parliamo di trattative, partendo dal Gallipoli, perché ci sono degli addii in casa salentina, quelli di Vito Macchia e Juan e Sciarri, attaccanti di Mario Fruglio, centrocampista, e di Javi Martinez, portiere, oltre che del centrocampista Montenegro. Ci sono tre arrivi, si tratta nell'ordine di Andrea Monteduro, classe 2000, che arriva e di Poggiardo, proviene dalla Serie D, dal Molfetta, squadra con cui l'anno scorso ha vinto anche il campionato di eccellenza. Può giocare da centrale di difesa o esterno basso. Ingaggiato anche l'esperto Giovanni Citto, classe 81, difensore centrale che arriva dal Tricase, ma ha giocato in carriera anche con Nardò, Otranto, Maglie e Matino. Firma anche Manuel Alcazar, centrocampista spagnolo di 25 anni che proviene dal San Buceto, squadra di eccellenza abruzzese. Rinforzo di prestigio per il Barletta 1922, perché si tratta di un ritorno, è quello di Alberto Rescio, centrocampista salentino classe 87 che ha giocato nel Barletta nella stagione 2009-2010, allora era seconda divisione, ha militato nel Corato nella prima parte di stagione, ha giocato in carriera tra i pro con la Fidelisandri, Serie D con Caratese, Casarano, Sarnese, Nardò e Virtus Francavilla. In eccellenza ha vinto anche dei campionati con il Gallipoli e poi anche con il Casarano.